Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Sessione di domande e risposte del mercoledì sessione di domande e risposte del mercoledì con il pregiuanza e l'Oresca. Tolleremo la chat per assicurarci che tutto funzioni come al solito. E niente, risponderemo alle vostre domande e i vostri quesiti, che come al solito, sono tantissimi. Più di una cinquantina, più di una sessantina in realtà. Quelli nei commenti Quelli poi nei commenti. Poi chiaramente come passiamo al solito alla passiamo alla chat. alla chat. Non è che sia successo tantissimo. In questo mese, nei videogiochi, non no. è, che è? un mese un po' morto. Però, comunque, le domande ne avete fatte parecchie. E quindi, boh. Partirei con una domanda che avevo letto di Light8. che mi ricordo. Ma tu ti no? ricordi i nomi? Non è possibile, eh? Che era non si ricorda qual è... nemmeno cosa hai mangiato a pranzo. Esattamente, no, qual è il vostro art director preferito nei videogiochi? E penso che risponderò, eh, Yoji Shinkawa. Per certi, eh, che è quello, il mag designer di, di Kojima. E poi c'è, mi pare, Ayami Kojiwa. Gojima, che è quella mm -hmm. che disegna, ha disegnato uh, Castlevania Symphony of the Night, che era veramente brava, brava, brava. Ha disegnato altri Castlevania, e poi vabbè c'è Yoshitaka Amano, che è quello di Final Fantasy VI, che ricordiamo lavora a mano, <ride> ok. Perdona Poi l'altra volta dice, diceva a me, no? Cioè adesso, adesso lui, l'altra volta diceva a me, questi sono quelli che preferisco Un po' per ciascuno, un po non, un po fa, per ciascuno non, non fa, fa male, male a nessuno, nessuno. <ride> non fa male solo a voi che ci guardate. Chiaramente. Certo. Eh, la chat immagino sarà già estasiato dal nostro incredibile umorismo. <ride> sarà proprio pazzo. <ride> <ride> Dovrebbero capito? darci un programma in TV, prego, veramente. <ride> Solo ed perché con le battute siamo allo stesso livello di merda. Quindi, sì, effettivamente sì. Comunque, eh, tante domande e niente, vediamo un po' cosa c'è. Cosa io non so i nomi dei miei art director preferiti, tu te li hai ripreparati prima, sì. eh? Bastardo furbacchione. <ride> me lo dicevi, no, vabbè, Yoshi Shinkawa. Andavo su Yoshi Shinkawa io. e Amano, eh, li, sapevo, li sapevo, però la Yamigo Gem me la sono dovuta andare a cercare perché non me la ricordavo. Io ti posso dire che tra i miei art director preferiti pur non sapendo il nome c'è quello quelli che hanno lavorato a Bastion ah beh sì quelli e Bastion e Transistor. che sono sì. tutti due bellissimi sono assolutamente. I super Game, sono degli art director di sono anche quello di Journey ehm uh, non è Genova Chen, però l'hard director. Genova Chen era, era, il, era il director. L'hard Director. Non so chi diavolo sia, però è sicuramente abilissimo. Va bene. Va bene. Allora, eh, passiamo, andrò un po' a caso nelle domande. Se no, dite sempre che leggo sempre quelle in fondo e non leggo mai quelle in alto. Quindi partiamo da metà questa volta. Mm -hmm. eh, Così saltiamo tutte quelle sotto e tutte quelle sotto. Già che 82. <ride> Yes. Chiede: Visto l'andazzo del settore, ci credete ancora in questa generazione di videogame? Oppure è meglio mettersi l'animo in, in pace e assistere al declino del media? Allora, sapete benissimo che io non sono ottimista. Eh, no, crederci no, eh, sperarci sì. Nel senso, eh, secondo me, a livello creativo il media sta già sta subendo un declino molto pesante. Uh, mettersi il cuore in pace però è troppo presto perché la generazione è ancora nel, nel pieno svoglio c'è ancora nel bel mezzo quindi ci sono ancora elevate possibilità che escano titoli di alta qualità di alto livello eccetera eccetera uh, una cosa che ho notato che un pochettino mi ha intristito è che il mondo degli indie che normalmente era sempre stato quello dove quando nel AAA la creatività andava a scarseggiare cioè, ti potevi rifare al mondo degli indie per trovare tante piccole perle di alto mm -hmm. livello, ancora sforna piccole perle, ma sono sempre più difficili da trovare in mezzo alla melma. Anche perché è eh, una cosa di cui mi lamentavo anche con Tommaso l'altra volta. Eh, ci lamentavamo entrambi. Insomma, era il fatto che eh, su Steam ora che c'è green light, non c'è più la selezione e tutto quanto, arriva veramente melma su melma su melma. E i titoli che so sanno distinguersi sono veramente sempre di meno. Sono eh, abbastanza d'accordo con arrivano te. Arrivano dei titoli ottimi tipo Undertale, Nuclear Throne, che tra l'altro recensirò a breve, e, tanta e Pony Island e tanta bella roba. Fatto sta che vanno sono difficili da trovare in mezzo alla massa, quindi escono fuori sempre di meno. Diciamo che secondo me il catalogo di Steam dovrebbe essere molto più selettivo assolutamente sì o quantomeno anziché fare il sistema del green light che per conto mio funziona sì. fino a un certo punto è facilmente esploitabile sì. lo hanno dimostrato più e più volte assolutamente io sarei per un sistema nel quale eh, un team interno a Valve che le risorse ce le ha Valve per fare una cosa Vabbè, in no, genere, valuta i prodotti e gli, gli dà Evidenza. Che era quello che succedeva prima, sì. eh, che poi è stato messo in gioco prima. C'erano delle barriere all'ingresso e adesso no, niente, non più. Boh, Solo ehm. che, purtroppo, la, la, una cosa che non sanno in molti è che il green light di Steam in realtà è un modo come un altro per Steam di monetizzare sì. perché è richiesta un'iscrizione, la quale costa se non sbaglio 100 dollari, una cosa del perché genere. Sono bruscoli, però, per 200.000 sviluppatori non è roba eh, da fare. Quando però ci partecipano esatto. tanti mm -hmm. sviluppatori, qualche milione, qualche milione di milione euro in bilancio, arriva, viene sì. Eh, no, allora, da una parte è anche giusto che tutti abbiano una possibilità. Però, dall'altra, tanti giochi veramente immeritevoli vanno su, e quindi non è che sia proprio una, una soluzione perfetta, lo ha dimostrato, è stato dimostrato parecchie volte. Vabbè, altra domanda? Ok, Allora ehm, ti chiede by Phoenix Channel. Ho finito Final Fantasy Type 0 qualche mese fa per PlayStation 4. E l'ho trovato davvero un gioco straordinario. Ritorno ai vecchi Final Fantasy in chiave action. Non credi che se avesse avuto il giusto supporto economico sarebbe potuto essere all'altezza dei vecchi capitoli? Allora, eh, io non l'ho ritenuto straordinario, però mi è piaciuto. Non mi dispiace assolutamente a Type Zero, lo trovo un ottimo capitolo in chiave Action di Final Fantasy, come dici tu. Eh, con più budget, probabilmente sarebbe stato. Beh, con più budget eh, un titolo interno. Guidato da Tabata è quello che sta per arrivare a Final Fantasy XV, ragazzi. Certo. cioè il director di Final Fantasy Type Zero. è Tabata. Che Final Fantasy Type Zero era un gioco immediatamente pensato inizialmente certo. per il, per porta il mercato per portable, portable, eh... portable. E quindi comunque le risorse date a un progetto portable sono sempre più Assolutamente, basse. Assolutamente sì. A... Eh, nel momento in cui gli hanno dato le risorse per fare un gioco principale, quello che ne è uscito è Final Fantasy XV. Quindi se vuoi, se ti aspetti grandi cose, eh, tieni d'occhio Final Fantasy XV che appunto il director di Type-0 è quello di Final Fantasy XV che al momento è probabilmente il director più abile a disposizione di Square quindi si spera che riesca a fare un lavoro eccezionale come molti si aspettano poi vediamo cosa combinerà Type-0 era un ottimo gioco non era stratosferico ma per portable era comunque un ottimo gioco allora poi fa una domanda eh, a cui che è abbastanza facile rispondere cioè chiede se per giocare a The Witcher 3 con il notebook sì. quindi con un portatile ci chiede che notebook serve per giocare e chiede se bastano quelli da 300-400 euro. La risposta è no. No, aspetta, perché l'avevo letta questa domanda. Lui dice per fare lo streaming. Lui ha un PC ah, molto collegato, potente. collegato, perdona, esatto. mi sono perso questa parte. Collegato a un... Uh... Un PC che fa lo, st lo stream sul notebook. Cioè lui ha un PC potente che lo fa andare e vuole streamarlo sul notebook in un'altra stanza. Ok, allora, la risposta in questo caso è sì. Eh sì, perché qualunque PC... Allora, non qualunque. Allora, con un notebook tu puoi streamare, ma hai dei limiti mm -hmm. legati alla risoluzione. Yes. Perché per mantenere il 720p ti serve un processore abbastanza potente, quindi un notebook diciamo con un processore i5 sei molto tirato, eh, mentre se il tuo notebook monta già un processore, scusami un processore i3, i3 ah, okay. con per un processore 5, i5 ce la, ce, la bene, ce la fai, un i7 ce la fai, però fai conto che il requisito minimo per il 1080 è un i7, mm. pertanto fa fai... Tra le tue Fai considerazioni. Conti, sì. Credo che comunque se streami a 480, che comunque è decoroso, ce la puoi fare tranquillamente. Poi, allora, dice Alex Diablo, ieri ho letto la news relativa alla Prodo anche su piattaforma PC del famigerato EA Access, con il nome di Origin Access, ovviamente mm -hmm. accessibile in abbonamento su Origin. Mm -hmm. Volevo chiedervi un vostro parere in merito all'iniziativa di Electronic Arts e se vi pare conveniente spendere quei 3,99 euro al mese per ciò che offre o offrirà in futuro. Tale non sono abbonamento. stato molto attento all'EA Access, ma fondamentalmente tu spendi per avere l'accesso anticipato ai loro giochi, non Dipende solo. da quanto, sì, anche per il volta, esatto. È praticamente quello che ottieni con Access, è un po' come. Diciamo una sorta di gold, se vogliamo, sì, di... Sì, 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 di Electronic Arts. Esatto, tu paghi quei 3,99€ al mese, ti danno il Volt, che è un accesso, credo, a 14 giochi, sì. sempre in aggiornamento, cioè si aggiungono sì, sì, ogni sì, sì, tot sì. mesi, ne arrivano di nuovi, e in più ti dà l'accesso anticipato ad alcuni giochi e la possibilità di giocare. Gratuitamente alcuni titoli per un tempo limitato sì, credo 8 ore. La convenienza degli access dipende semplicemente da quanto ti interessi i in giochi nel Volt. e da quanto ti interessi accedere anticipatamente a determinati titoli eh, di norma. Ha senso farlo se sta per uscire un gioco molto importante. Che sai che arriverà in e-access, allora fai paghi per 3 ore. Sì, si, di solito succede perlomeno. Per quanto ne so io in Italia c'è una campagna abbonamenti che si attiva di botto quando esce FIFA perché tutti vogliono eh, giocare sì, una settimana sì, sì, di anti in anticipo e poi molti non lo rinnovano. Io ti dico, allora il Volt secondo me è piuttosto scarso nonostante la presenza di Dragon Age l'ultimo, Inquisition Inquisition, grazie che è stato messo nel, nel vault se non sbaglio, mm. recentemente sei sicuro? mi pare proprio di no. sì beh, allora quello non sarebbe male, però insomma dipende insomma, da, quello, da quello che vuoi vedere, quali sono i giochi che ti interessano, dai un'occhiata al vault dai un'occhiata alle offerte e valuta tu, però non è un... un un servizio che costa tantissimo. Quindi, comunque, è una spesa che si può affrontare tranquillamente. Se vuoi giocare, si sì, è, è stato fine. messo nel Vault. Okay, allora sì, eh, però... beh, un titolo interessante per 3,99. Insomma, non è assolutamente una brutta offerta. Ci paghi 3,99 per un mese o due e te lo, te lo, lo spolpi. Finito, esatto. Uh... Ok, allora si sa qualcosa. Chiede CJTK90 su un eventuale titolo Rockstar almeno in annuncio per il 2016. No. Rockstar Oddio. è una delle poche aziende da cui non, non esce, esce niente. niente. Non si sa nulla. Una volta Pensate siamo che... stati a Londra a un evento di 2K. Mm? E eravamo in un ufficio in cui c'era scritto 2K e sotto c'era scritto Rockstar. Mm? Abbiamo fatto una foto all'ufficio, al cartellone sì, con, sì, con sì, tutti sì. i nomi delle aziende. E ci ha chiamato Rockstar chiedendo di toglierlo perché non volevano che sappiamo. Che, che si dicesse che qualcuno era in un ufficio di Rockstar anche se noi eravamo sì, lì sì, per sì. 2K. Sì, sì. Sono... Questo per farvi capire quanto Hanno sono paranoici. c'è una segretezza allucinante. Tra l'altro, recentemente se n'è andato il creatore il director di, dei GTA da Rockstar. Questa è una delle notizie più, più grosse della, del mese, fondamentalmente. Assieme a quello, cioè, in realtà, le, le notizie più grosse del mese sono due ritiri, fondamentalmente il ritiro del director di GTA. 5 dei, dei vari Grand Theft Auto e di Red Dead Redemption mm -hmm. eh, e il ritiro di Mike Laylaw, che è lo scrittore di Half-Life. Eh, ha fatto panicare questa cosa più di una persona perché vabbè, eh, da parte di Rockstar il fatto di andare via del director non è necessariamente una cosa negativa è una cosa che chiaramente succede a tutti cioè la gente se ne va ragazzi dopo 20 anni che lavori nella stessa industria 30 anni che lavori nella stessa industria e hai fatto i soldi e i soldi loro li hanno fatti ne hanno fatti veramente tanti eh, vuoi passare anche ad altro magari ti stanchi magari vuoi passare ad altri progetti magari ti sei rotto le balle eh, il panico era nato dal fatto che con lo scrittore di Half-Life che se ne va, Half-Life 3 non lo vedremo mai. Eh, L'altra roba era che eh, molti pensavano che i GTI, i titoli Rockstar, con la partenza del director sarebbero andati a, a scatafascio. Oddio, Rockstar è un'azienda troppo grande, troppo stratificata perché è un semplice addio per quanto importante possa mandare, secondo me, a quel paese il loro controllo qualità. Eh, al contempo Valve, no credo che eh, Half-Life 3 sia stato spostato così tanto e sia che sia ormai, ormai quasi un vaporware e penso che il fatto che se ne sia andato lo scrittore non cambierà le carte in tavola anche perché si vociferava che il prossimo titolo Valve a uscire sarà Left 4 Dead 3 e non sono 3 tutte voci però non sono confermate. tutte voci non confermate però c'erano state varie, varie prove in passato che dicevano che erano al lavoro su quel titolo lì e diciamo che a livello di aspettative forse il titolo che Valve può permettersi di far uscire più di tutti eh, senza dover necessariamente essere vittima della macchina dell'hype, boh, secondo Fref me a Valve non gli frega più una macchina, no? Non gli frega più un cacchio, però, beh, oddio, però è pur sempre una software house, sì. quindi comunque gli sviluppatori dentro ce li ha. E secondo me, è uno dei motivi per cui non, non fa uscire al flight track, ormai la macchina dell'hype è troppo forte, cioè è talmente un titolo leggendario che non, saprà, non riuscirà mai a uh, rispettarlo. Quindi a un certo punto dicono, sentite, facciamo che. Allora, vabbè, Hiroyui dice che è il suo compleanno. Quindi tanti auguri, tanti auguri. e chiede se abbiamo novità su Elblade. Eh, novità su Elblade è che uscirà quest'anno una cosa che sinceramente non mi aspettavo eh, perché eh, la vertical slice che avevano sviluppato, che è fondamentalmente la demo di presentazione, l'hanno finita verso la parte finale del 2015. Eh, però lo sviluppo del gioco era sì cominciato, ma non era molto in là. Tradotto, loro dicono che a fine 2016 finiranno il gioco, ma lo sviluppo del gioco è sta effettivo è di poco più di un anno, un anno e mezzo. Ora, è vero che loro hanno detto di voler creare un titolo breve, fondamentalmente un action indipendente piuttosto breve, concentrato sulla storia, sui personaggi e sul combat system. Eh, L'idea è, è molto figa, però se il tempo di sviluppo è quello. L'esperienza potrebbe essere molto più breve di quanto uno si aspetti, cioè breve livello Heavenly Sword, per dirci. Eh, questo non è necessariamente una cosa positiva. Io sono molto fiducioso nei. Eh, nei Ninja Theory eh, c'era un ragazzo che chiedeva perché DMC non viene considerato da molti un action eccezionale, eh, pur essendo un action di altissimo livello. La risposta è molto semplice: i Ninja Theory hanno fatto un grandissimo, un grandissimo lavoro con DMC, ma era un marchio troppo amato. Quando lo hanno rimaneggiato, i fan della saga si sono imbizzarriti e quindi si sono tirati addosso tantissimo hate. Eh, è un grandissimo gioco, eh, non è un super classico perché fondamentalmente non ha inventato niente ha utilizzato varie meccaniche di vari titoli e le ha riutilizzate molto bene eh, di, di suo si è inventato relativamente poco allora uh, eh, Golly 92 ci chiede mh, lui vuole sapere tutto su Naruto Ultimate Ninja Storm 4 eh, c'è l'anteprima che hai fatto tu in Giappone sì, che avevo contratto il gioco in Giappone il titolo sembra di ottima fattura a livello tecnico è sempre bellissimo da vedere il frame rate è ancora ballerino speriamo che lo sistemino ma ci credo poco ahimè perché tutti i ninja storm hanno problemi di quel tipo e questo non credo che sarà diverso soprattutto col graficone nuovo a livello di gameplay sono sparite varie cose cioè sono sparite varie cose che ai fan non piacevano tipo gli stili che non ci sono più adesso tutti fanno tutto e sono state cambiate alcune meccaniche avanzate che erano state aggiunte nell'ultimo quindi in generale dovrebbe essere migliorato vedremo come sarà il gioco quando uscirà ma penso che sarà un buon gioco perché la serie Ninja Storm raramente ha deluso Big Wake dice che ha avuto ieri una discussione con la sua ragazza su The Dragon Cancer che lei sosteneva che il medium videoludico è un mezzo troppo forte per raccontare una storia del mm. genere e che sia stato fatto fin... e che sia stato fin troppo duro da parte dei genitori voler far provare a chi gioca la stessa angoscia che hanno provato loro. Qual è il vostro pensiero a riguardo? Io avevo letto le motivazioni dello sviluppatore mi sembravano più che altro sensate nel a parte senso... che non, loro non cercano, credo di no. Farci non cercano le... di angoscia. no, no, non è, non è quello il loro loro intenzione. Anzi, volo... posso dirvi che forse l'angoscia è uno dei pochi sentimenti che non ci sono nel mondo esatto, di Dragon, Dragon Cancer. Cancer uh... I genitori non sono angosciati, passano attraverso perché loro lo sanno che il figlio è destinato a morire. Quindi, non c'è l'angoscia. L'angoscia è chissà se mio figlio morirà oppure no. Loro sanno già che morirà esatto. perché i dottori gli hanno detto che il figlio muore. muore. Quindi non è un'angoscia, è un'elaborazione di quello che avviene dal momento in cui viene data questa notizia in poi. Sì. Non c'è preoccupazione se non speriamo che non soffra troppo. Sì. Mm. Uh più che altro il caso, il caso particolare della ragazza di Big Wait in questo caso lei dice che è un media troppo forte mm. eh, paradossalmente è una visione quasi contraria a quella che ha la maggior parte della gente che non conosce i videogiochi cioè moltissima gente dice che è un media eh, che non può permettersi di, fa, di passare un messaggio del genere come, come sempre ragazzi ritengo che il fatto che i videogiochi non possano permettersi di mandare un messaggio di tipo diverso da quello che sia il semplice intrattenimento sia eh, un'idea stupida cioè è un media molto più maturo di quanto la gente gli dia credito ed è un media che ha il diritto e il dovere in realtà. Di, uh, di fare quel diavolaccio che vuole perché comunque è un media che ha tantissime possibilità sia a livello narrativo che a livello di interattività uh, la ragazza di Big Wait appunto si pone dalla parte opposta dice che è un media troppo forte perché appunto l'interattività ti fa immergere talmente tanto in questo genere di temi che può essere scioccante mm. da questo punto di vista uh, posso capirla però non ritengo che sia così perché comunque uh, allora io posso dire il gioco che, 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 sì, che, l'ho sì, giocato sì, sì. È... Allora, in, anzitutto bisogna anche considerare che loro raccontano una storia e lo fanno in una maniera per conto mio non attaccabile. Perché non è una storia che dà giudizi, non è una storia che mh, gioca in maniera facile per farti piangere o cose di questo tipo. Non, non credo, ognuno reagisce in modo diverso. Io non ho pianto. Sì, sì. Non ho pianto, la mia ragazza si è devastata. Sì, sì, sì. Tantissimi redattori sono usciti abbastanza bene. Quindi è cosa. una cosa che tu vivi in maniera molto personale, anche sulla base delle tue conoscenze progresse, di eventuali episodi simili o magari eh, anche diciamo, episodi che hanno a che fare con queste tematiche, che puoi avere vissuto nella vita. Credo che sia un viaggio come un film, come un libro, che ognuno vive in maniera molto personale. E quindi non vedo un potere maggiore o, o minore nel videogioco nel raccontare questo tipo di storie. Quindi un risultato più forte o più debole rispetto a un film o a un libro. Dipende da te. Dipende da te. C'è chi riesce in qualche modo a staccarsi completamente e quindi a vivere la cosa in maniera serena, pur prendendo coscienza che si tratta di una cosa di una tragedia, perché la storia è una tragedia, quella che viene raccontata, ma eh, allo stesso tempo non, non ci vedo nulla di, di sbagliato, di cattivo gusto, come ha detto qualcuno commentando su Facebook. Per me, anzi su questo mi sono pure incacchiato ieri sera, sì. perché eh, definire di cattivo gusto una storia che racconta la morte di un bambino è sbagliato, sembra sbagliato perché sì. i bambini muoiono. Sì. I bambini muoiono e quindi... Non è di cattivo gusto, le, le cose di cattivo gusto sono altre. Sono ben altre, sì. Sono altre. Eh, abbiamo avuto nel Novecento la personificazione del male in, in Europa, eh, a 800 km da qui. Abbiamo avuto i, le, le camera gas, abbiamo avuto l'olocausto, abbiamo avuto un, un sacco di cose orribili nell'umanità e queste cose non bisogna più raccontarle? Perché sono orribili? No, si racconta la realtà. Si racconta, e io credo che questo gioco abbia anche la capacità di farti riflettere su come questa cazzo di malattia se venisse sconfitta renderebbe il mondo un posto migliore, sì, certo. quindi è giusto parlarne per conto assolutamente mio, assolutamente sì, io la, la, eh, vedo, la, vedo, la vedo così, ma eh. vabbè d'altronde ripeto, ognuno ha il diritto di avere la propria opinione ma certo, opinione, ma... ci mancherebbe Comunque, altro, ha sì, il diritto beh. di dire quello che vuole, ha il diritto persino di dire che il gioco è una merda, certo, se pensa che sia una merda eh, fatto sta che, eh, ma io, secondo me questi prodotti hanno il, hanno, diritto loro, hanno il diritto di esistere e hanno assolutamente loro, perché? esattamente, uh, andiamo avanti con le domande Ok, tenendo conto delle ultime scoperte in campo astronomico, chiede Entio. Mm -hmm. secondo voi quale sarà il destino ultimo dell'universo? Mm, non si dovrebbe espandere finché a un certo punto moriremo tutti tra miliardi di anni. <ride> Quello <ride> succederà molto prima. <ride> eh. Allora io credo che ci sarà lo, la, la morte termica dell'universo, sì, sì, si sì, raffredderanno sì, tutte sì. le stelle E basta, e basta finiremo così. Poi c'è chi crede nel big shrink, cioè nel cioè qui... che poi ritorna, smette di espandersi, smette di espandersi si restringe e poi ri ribomba. Torna sì. in un'unica singolarità gigantesca e poi nasce un nuovo universo. Può essere, sì. Chi lo sa? Chi, chi lo sa? Lo sa? Ma. Mandatemi una mail fra più o meno 10 mm -hmm. alla 54esima anni e ne vediamo esatto. e poi vi rispondo. <ride> Pregi, perché la tua, la tua rubrica l'hai chiamata il rant? Rispondi a questa domanda. Rant in inglese sta a significare praticamente invettiva, cioè è, 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 è un'invettiva fondamentalmente, cioè il rant è quello che uno fa quando parla normalmente in modo abbastanza adirato eh, a lungo di qualcosa, mettendo però in campo delle argomentazioni, cioè è... Eh, fondamentalmente un attacco motivato, con, messo in campo con una certa rabbia. In realtà l'ho chiamato così perché sì, la mia è per certi versi un'invettiva, perché tratto temi abbastanza scottanti e non ci vado leggero, eh, però non lo faccio adirato, cioè cerco di farlo nel modo più logico possibile, conversando con, eh, con, con le persone. Mi sembrava un titolo adatto, mi suonava bene. Tutto qua. È curioso che tu non, non riesci a farlo senza adirare. È curioso, è curioso, però diciamo <ride> che mi adiro molto Ma di più. Ma cos'è che stavi giocando oggi? a uh, Nuclear Throne. Sì, no, sì. Lì lì lì. Lì ci stanno le incazzature. Eh, oh, è difficile. Ci stanno le incazzature. Porca miseria, c'era Santa Maria su un Boeing 747 <ride> da quanto volavano le madonne in ufficio. Non so è io. difficile, è un gioco molto difficile, cosa devo dire? Ok, eh, domanda per pregi. Naughty Dog ha praticamente dichiarato che Uncharted 4 avrà una narrativa più simile a The Last of Us, cioè più intima mm. e quindi con momenti più riflessivi e più drammatica. Secondo mm. me è solo un bene perché mm. proprio il ritmo e la narrativa di The Last of Us sono superiori ad Uncharted. Che ne pensi? Che non è un bene, <ride> in realtà, no. Secondo <ride> me, no. Perché Uncharted è un gioco, Uncharted è una serie che fa della sua fortuna a livello narrativo il fatto di essere un Indiana Jones. Sì, me sono d'accordo con cioè, te. Uncharted fa della sua fortuna il fatto di essere un un'avventurona molto figa con degli elementi mistici personaggi molto eh, molto cool molto divertenti molto spassosi con c'è sempre una vena di drammaticità comunque negli uncharted per un modo per un altro comunque eh, cioè un minimo di dramma c'è mm -hmm. ma è sempre comunque un film un, un filmone non è un filmone è un videogiocone molto spassoso da seguire nel momento in cui lo rendi troppo drammatico Secondo me rischi di tradirne lo spirito, che è quello appunto del film cazzone di Indiana Jones che andavi a vedere al cinema e con cui ti divertivi. Quindi se è più intima, bene, se è troppo drammatica, secondo me rischiano di fare. Uh, il 3,60 e uh, fare il testa a coda e <coughs> uscire fuori strada potrebbe essere un rischio. Poi è chiaro, credo che lo sappiano anche loro: qual è la forza narrativa di Uncharted. Va anche detto che il, uh, non hanno più le stesse scrittrici cioè, ci sono gli autori appunto di Last of Us. Quindi questa cosa è leggermente preoccupante. Cioè, se schiacciano troppo il pedale sul vogliamo rendere tutto molto drammatico, molto triste, molto crudo, secondo me sbagliano. Con Uncharted sbagliano malamente. Spero che non l'abbiano fatto, spero che uh, credo che abbiano l'intelligenza non lo so mi sembra sempre abbastanza cazzaro sì sì anche, visto, eh? anche a me quindi penso che abbiano comunque l'intelligenza di saperlo e di sapere che poi alla fine devono fare un'avventurona no? non, non devono fare Schindler list devono fare, devono fare Uncharted fare un Sander uh, 90 ci fa una domanda abbastanza dolorosa cioè ci chiede avete avuto modo di provare il nuovo XCOM 2 se <ride> sì, sì potete dirci qualcosa al riguardo allora ragazzi vi raccontiamo cosa è successo eh, praticamente sono arrivati i codici hanno mandato i codici di, di XCOM 2 a diverse redazioni italiane esatto. tra cui noi il problema è che il nostro codice non è stato generato in maniera corretta il nostro è quello di altre due redazioni sì. italiane e quindi non abbiamo potuto provarlo fondamentalmente non abbiamo potuto provarlo eh, per scusarsi 2k de dell'inconveniente ha promesso che ci manderà prima di tutti gli altri una copia del gioco quindi avremo la possibilità di provare il gioco degli altri. Sì, però non siamo potuti uscire con la preview. Non siamo potuti uscire e con e la preview, quindi video o video. realizzeremo un articolo sulla base dei, dei dati raccolti in questi giorni, sì. oppure magari usciremo con una preview basata sul codice finale. Sì, beh, certo, senza chiaramente... senza eccedere, ma recensione. probabilmente faremo una cosa del genere. Comunque se usciremo a breve con, con, il codice, con un articolo, ragazzi, probabilmente la review comunque arriverà. Eh, niente, non c'è molto altro da dire. Come mai Stop chiede Griver 89, crede nella realtà virtuale? Pensate che Oculus e Vive saranno venduti anche nei negozi grazie a qualche accordo? Credo proprio di sì. È plausibile, se non avrebbero detto ci crediamo, avrebbero <ride> detto non ci crediamo minimamente se non avessero accordi. Eh, è chiaro che probabilmente vogliono specularci sopra in qualche modo o comunque vogliono... Ma se non sbaglio, scusami, eh, vorrei dire una cagata, mm -hmm. ma... Eh, non non c'è inserito all'interno della distribuzione italiana di Oculus... Eh, Roberto Buffa e... sì ma non mi sono informato particolarmente mm. sulla cosa non vorrei dire una cosa però credo che comunque eh, ci siano programmi per la distribuzione di Oculus in Italia tramite sì, retailer però c'è da dire che la VR non è limitata chiaramente a Oculus anzi eh, probabilmente HTC Vive e eh, PlayStation VR hanno, hanno altri accordi. E non sono assolutamente case. sicuro di quello che ho detto poco fa, quindi eventualmente se sì. ho detto una cagata chiedo scusa immediatamente a a Robertino ma eh, però mi pare no. che comunque ci siano degli accordi in Italia per la distribuzione Vabbè, comunque non penso che fosse legata a Oculus la cosa ma più a Playstation VR che penso GameStop veda come una possibile fonte di denaro ulteriore quindi non vedo perché dovrebbe dire no fa cagare, chiaramente dicono sì è una grande promessa, futuro e via così. <ride> Chinchamp chiede se la redazione di Spazio Games fosse l'azienda di Camera Cafè chi sarebbe chi e perché? Andrea <ride> Sì. Io probabilmente sarei Paolo perché ho l'alfa. <ride> la, no, sono un minuto. E quindi, <ride> e quindi il Valentini facciamo fare la patti, va bene così. Eh, ottimo, ok. Allora. Ehm... Cosa ne pensate della notizia su Uncharted 5? Che è falsa. Sì. Una domanda per tutta la redazione: <ride> No, sapreste... penso che dicessero che fondamentalmente era che Nathan Drake non tornerà mai in Uncharted 5. Penso che sia dovuto al fatto che il finale di Uncharted 4 sia definitivo. Quindi o chiude la storia di Drake o, lo... o muore. Quindi una delle due: sì, oppure cambia sesso. O oh, cambia sesso. Sì. Una domanda per tutta la redazione: sapreste consigliarmi un gioco che per gameplay ed ambientazioni si avvicini a Doni Musha? Soprattutto il 3? Beh, Nio in uscita. Si avvicina moltissimo a Onimusha. No? Eh, beh, esce quest'anno, teoricamente. Ha eh, ambientazione Giappone feudale, quindi più, più vicino a, a Onimusha di quello, è difficile dirlo. Eh, altri titoli ambientati nel Giappone feudale, però mh, simili ad Onimusha, non è che ce ne siano proprio molti, perché Onimusha è il Giappone feudale quelli yokai è un'ambientazione che ha molto potenziale ma ti devo dire la verità non è stata sfruttata poi granché bene a livello di videogiochi c'era un titolo della From mm. che adesso non me lo ricordo come in diavolaccio si chiama che era, aveva un'ambientazione simile era anche bellino all'epoca ma è molto vecchio forse la chat mi aiuterà forse la chat riesce a farselo venire fuori se riesco a riaprirla volentieri eh, perché mi si è chiusa aspetta, la chat eh. vai ria ri ri open la chat aspettate a dircelo Aspettate a dircelo, chat, perché. Ok, ce l'ho ce l'ho, ce l'ho. Ok, chat. Vi ricordate qual è il titolo di From con l'ambientazione feudale? Cavaliere quello col, con l'armatura un po' strana e via così. Eh, io non me lo ricordo, voi probabilmente riuscite. Otogi, Ottogi, forse ottogi. Vabbè, forse Otogi. Forse sto dicendo una cazzata, forse Otogi. Altri giochi con quell'ambientazione lì, action, sinceramente non mi vengono molto alla mente adesso purtroppo. Non ce ne sono sicuramente molti. Eh, aspetta, Nioh. Nioh è... Arrivano sicuramente... diversi Otogi. Ok, allora avevo ragione, Otogi. Va bene. O Kingsfield, quello con il peggior doppiaggio della storia, no? No. no <ride> Senza lasciare alcuna traccia. Non era, era Kingsfield, con la traccia non era Kingsfield. <ride> bellissimo senza lasciare alcuna tracchia ok eh, proseguiamo con le domande visto l'annuncio dei giorni scorsi di Rise of the Tomb Raider per PC cosa dobbiamo aspettarci secondo voi chiede Endor Elm come sarà questo porting Beh, credo, che sarà, credo buono. che sarà buono perché hanno già dimostrato di saperci fare col PC a sì. Cristiano... eh... Sì, Dynamics, eh, e eh, non vedo perché non dovrebbe essere un buon port, considerando che l'hanno fatto uscire dopo e quindi hanno avuto tempo di lavorarci. E ci ha lavorato il team principale, che io sappia, considerando che il motore grafico è lo stesso. Con i dovuti miglioramenti, io credo che sarà un ottimo port eh, di un ottimo gioco perché Rise of the Tomb Raider è davvero un bel gioco. Ah, bella domanda, frecciatina di Ari Makako, mm -hmm. una breve domanda per il buon pregi. io nel mio sito chiamassero rubriche e consigli di pregianza ti arrabberesti? No, non me ne fregherebbe una mazza, però non avrebbe molto senso perché Pregianza è qua, <ride> cioè è, è, è molto semplice, potresti, chiam potresti chiamarla così le Pregianza, ma poi dovresti prendere i miei consigli da un altro sito, non avrebbe molto senso chiamarla così, però no, non me ne fregherebbe più di tanto, se devo dire la verità, anche perché non ho il copyright sul mio <ride> nome ragazzi. Nell'ultimo Q&A, Lore Ska dice 92 Battle Betelgeuse, uh, complimenti per il nickname. Eh, aveva accennato al fatto che oggi i videogiochi si stanno concentrando su gimmicks a cui la gente frega poco e si riferiva anche alla realtà virtuale. Mm -hmm. Potreste riprendere il discorso anche alla luce dei 700 urini per Oculus. E la, ah, è vero, non abbiamo in realtà parlato davvero dei 700 urini di Oculus. Una cosa è successa questo mese. È venuto fuori il prezzo di Oculus. E costa Ed tanto è, costa tantissimo. No, allora, ehm, fondamentalmente cioè. Noi vorremmo credere nella VR, perché la VR è effettivamente da molti punti di vista il futuro, cioè è uno dei futuri del videogioco. Sicuramente un modo come un altro di vivere il videogioco in modo diverso, di viverlo eh, con maggiore realismo, con maggiore immersività e tutto quanto. Però la VR al momento. Cioè, non siamo pronti per la VR. Le, no. le periferiche che ci sono in giro non sono ancora abbastanza avanzate. Le console che ci sono in giro non possono supportarla degnamente. Eh. Quella che teoricamente sarà la più commerciale in teoria la PlayStation VR al momento viene supportata solo da titoli che danno l'idea di essere delle tech demo. Ora, uno, un, un ragazzo. Quello aveva... di robotoni sembrava carino, sì. Un ragazzo mi aveva detto giustamente come tutte le cose che iniziano: eh, i primi giochi erano Pong e cose sì. così, quindi non ci si può aspettare grandi cose. È vero. fatto sta che siamo in un mondo dove il videogioco è già molto sviluppato. Se tu mi presenti una periferica di questo tipo quando non è pronta con dei giochi così semplicistici, senza darmi comunque. Eh, economicamente una spinta per prenderla. La uccidi subito sì. a livello di marketing. Se te ne esci con una periferica che costa 700 euro. A livello gaming, per quanto mi riguarda, l'Oculus, secondo me, è già morto, sì. morto e sepolto. Ora sono, sono d'accordo con te. Allora, immaginiamoci una situazione in cui eh, stiamo guardando, immaginiamo il cinema, no? Certo, sì. siamo al cinema e siamo nel mondo del cinema e ci dicono: bene, adesso abbiamo inventato il colore. Il cinema è diventato a colore, abbiamo inventato prima il sonoro, poi abbiamo inventato il colore, certo. poi arriviamo a un certo punto e ci dicono, oh ragazzi, abbiamo inventato il 3D. Okay, Però esatto. per avere il 3D dobbiamo tornare al bianco e nero e ai film muti. E in più costa di più. Va bene per voi, capisci? Questa è la realtà. Esattamente, il è quello il problema, cioè a livello economico è ridicola sta cosa. Secondo me l'Oculus ha molto più futuro eh, per la visione di Zuckerberg. Cioè quella che lo vedeva non applicato semplicemente ai videogiochi, ma applicato ai, ai laboratori, al forno, <ride> ai laboratori, alle aule universitarie, sì. alle grandi aziende per fare... Eh, presentazioni, VR, cose varie, perché è una grande azienda, una periferica da 700 euro che ti permette di fare un'università cioè un tipo la Sorbona per far vedere dal, in, in 3D, VR, un'operazione chirurgica, probabilmente te li prende anche degli Oculus per far sì. eh, addestrare Costa i futuri un medici. Costa come un iPad alla Costa fine. come un iPad, quindi te li prende. Come periferica da gaming, no, non esiste al mondo. No, quindi altro è che noi non... Allora, molti, soprattutto quelli che non hanno provata la realtà virtuale, credono che sia magica. Ci sono dei limiti molto importanti. Sì, allora, sì, partiamo sì, dal presupposto che. È una figata. È molto figo sì, cioè bello, lo provi, sì, 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 sì. e quei dieci minuti che te lo fanno provare, dici cazzo, voglio molto, questa sì, cosa. Sì, 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 è molto bello. Poi però ci rifletti e pensi: allora, pensiamo a un limite: gli FPS. Esatto. Anzitutto, vabbè, l'abbiamo detto mille volte: la, re la realtà virtuale è imbrigliata nei giochi in prima persona, principalmente. Certo. Perché per hanno ottenere... provato a farli in terza persona, funzionano però. Funzionano molto molto meglio in prima persona. Sì. Però immaginiamo un FPS. Un FPS mi richiede di, a volte di girarmi di 180 certo. gradi. Sì, sì, sì. Allo stato attuale non è possibile. No. Perché il LED tracking, se io mi giro di 180 gradi, il cavo che sta attaccato alla console me lo trovo intorno al collo. Certo, che già se giro di 360 no. me lo trovo una volta intera intorno al collo. Certo. E se giro ancora una volta mi impicco. Esatto. e questo è un limite. Due, il campo visivo è limitato, non è non hai l'illusione di essere in un mondo a sé, hai l'illusione di essere in un mondo a sé con in testa il casco di, un, di una moto, esatto. perché hai comunque dei, dei hai delle limitazioni a livello di, a livello di vista: cioè, hai proprio del, vedi i lati del, del il nero intorno, È come guardare da uno blocco, perché esatto. hai questa limitazione qua. Poi c'è il problema del reticolo dei pixel che si vede ancora. Sì. il problema è che per far girare la realtà virtuale occorrono giochi che mantengano il frame rate perfettamente stabile eh, quindi già. occorre molta potenza e i giochi avanzati per esempio pensiamo a un The Witcher 3 non riescono a mantenere nel modo VR, a un alta, a un'altissima risoluzione che ricordiamo è doppia perché deve andare esatto. su due occhi eh, una a 60 frame al secondo per occhio, quindi 120 frame al secondo il gioco, è impossibile e in più c'è il problema non indifferente che a molte persone fa venire la nausea perché comunque sì, va di persona cosa persona, che persona, si, ma... si riduce moltissimo con certi accorgimenti sì, e con i miglioramenti tecnici e vabbè, HTC Vive è quello che l'ha risolto quasi completamente però i sensori per la stanza e insomma eh, che... altra cosa, chi cacchio ce l'ha una stanza esatto per la realtà dove virtuale puoi... esatto, non esiste. cioè ragazzi, cioè... serve una stanza vuota mm. una stanza vuota serve per giocare alla realtà virtuale, senza ostacoli quando ti portano nelle, nelle demo room a provare Vive... Sì, stai vuoto. Cioè è stai una stanza vuoto. dove ci sono dentro due persone che, sa, che controllano che non vai a sbattere, mm. una che ti tiene il cavo teso così non... Sì, sì, sì. Cioè ci sono no, tre persone. Infatti cioè, l'unica che eh, è, è PlayStation VR che sembra avere delle applicazioni effettive col gaming, però al momento siamo troppo indietro, quindi secondo Io me non l'ho nella, nell grande Nell'articolo dedicato al, al CES di Las Vegas no. ho scritto che una delle possibilità della possibile applicazione della realtà virtuale risiede nella, nella rinascita delle sale giochi eh, cioè io sì, vedo sì. più possibile un uso all'interno di una room dedicata alla realtà virtuale in sì, un luogo pubblico dove è tu vero. vai, paghi il tuo indietro sarebbero i nuovi cabinati fondamentalmente esatto. con l'esperienza che puoi avere solo mi io. metti in una stanza 5 metri per 10 con uh, delle pareti possibilmente imbottite che se ci vado a sbattere eh, non sì, mi faccio sì, male e un magari un impianto sonoro fighissimo, eh? Sì, quello sarebbe una figata. Cacchio. Atomica, è vero, va bene. Quindi facciamo ancora una domandina nei commenti, che mancano 20 minuti, e poi sì. passiamo alla chat. Va bene. Quindi ragazzi, scaldate le vostre manine paffute per la chat. Facciamo un'altra domandina nei commenti, e poi arriviamo da voi. Allora. Chiede Nick Danny mm. se secondo l'uscita di Ratchet and Clank su PlayStation 4, che in Europa arriverà il 20 aprile, mm. circa una settimana dopo Dark Souls 3 e una prima di Uncharted 4, potrebbe rappresentare l'insuccesso del gioco. Non credo, perché sono, è veramente diverso da entrambi i giochi che, sì. che hai citato: cioè sono generi completamente opposti. Ratchet and Clank è un titolo che. Uh, ha molta presa sui ragazzini innanzitutto perché è, molto è un platform molto cartunesco uh, è, molto, è molto bello da vedere quindi avrà sicuramente molta presa sui ragazzini più piccoli e anche su una fetta di nostalgici che hanno amato la serie quindi comunque quelli lì se li è già presi e poi è un platform action quindi ha quel, quelli che cercano quel genere lì trovano lì. Dark Souls 3 non c'entra proprio una mazza, è un titolo maturo che per i ragazzini non è indicato, molto difficile, piuttosto hardcore, che è per tutta un'altra nicchia di giocatori. Uncharted è un titolo molto commerciale, perché comunque è un TPS avventuroso eh, molto story based, quindi è tutto un altro pubblico a sua volta. Certo, eh, è chiaro che qualche vendita te la mangiano gli altri due best seller, però non così tante quando il tuo genere è così, è così differente dagli altri. Capito? Non, è, non, sta, non credo che sia quello la problematica principale. Va tempo. bene, intanto allora attendiamo le domande Chatte. dalla Chatte. chat. Nel frattempo che arrivano. C'è anche 9 Andrew 3 che ci chiede che cosa intendiamo quando diciamo che un gioco è molto poco ispirato. Beh, per dirvi a livello artistico, un titolo con ambientazioni tutte uguali o molto spente o con colori fatti male o eh, character design pessimo è un titolo poco ispirato a livello artistico, poco ispirato a livello di gameplay, è un titolo che... Scopiazza, scopiazza meccanica a destra e a sinistra e magari non riesce neanche a emularle, rendendole così bene da, rendere, da fare un gioco molto bello. Per dirvi, Darksiders Siders prendeva meccanica a destra e a sinistra, ma le univa in una formula davvero ben, davvero ben funzionante. Altri titoli, invece, scopiazzano a destra e a sinistra e non riescono a fare una mazza. Eh, cose di questo tipo qui, l'ispirazione è... Livello... Abbiamo un'immagine di Galliani che lancia le pokeball uh, quando qualcuno si registra. Ah, chissà come mai. Eh, sarà eh, quella di Whites. <ride> Whites che ci lascia le, le sue tracce. E eh, vabbè. Così rispondiamo anche a chi ci chiedeva come nascono le collaborazioni tra noi e gli youtuber. Ci pensa Whites. e lui il pensa Whites. È lui il talent scout. Anche perché... E eh, se vedremo articoli scritti da youtuber, dipende dagli youtuber. Dipende dagli youtuber. Perché, sì, perché trovare perché... youtuber che siano bravi a fare video e anche a scrivere non, non è non È una passeggiata, esatto, è di norma. Ma sono mie le bestemme quando devo correggere gli articoli. Comunque, eh, allora, domanda della chat, dalla chat. Eh, Domanda. Dite che sarà mai possibile avere un gioco simile al videogame presente nel film Her. Io non ho visto Her. Quindi, che cacchio ne so. Boh. Eh, la cosa bella è che non l'ho visto nemmeno io. Quindi il film non possiamo Hair. risponderti. Mi spiace. C'è la, la fidanzata che continua a. Ti un pippone esagerato su questo film. Che dici eh, che è dici, bellissimo? Diciamo che no, è molto bello, ma non, non l'ho visto, visto. Sorry. Non l'ho visto. Aspetta, di cos'è che parlava? Non mi ricordo. Era di questo che si innamorava del dell'internet. Ah, giusto, l'internet influencer. Ho visto un pezzettino. Eh no, non credo. Però mi sembrava una cagata colossale. Eh non lo so, non lo so. Senza vederlo non posso dare giudizi, purtroppo. Ok, eh, secondo voi è possibile un Total War ambientato nell'universo immaginario di Tolkien? Beh, considerando che hanno già fatto una mod per il Total War nel, nel, Signore, degli, nel Signore degli Anelli. Non mi ricordo di quale dei Total War, ma c'era già una mod sul signore degli, allora, signore degli anelli. Allora, Ti dico, fatta molto la veri. vedo improbabile. Perché i diritti sì, per i videogiochi esatto. dei signori degli anelli ce li ha Warner Bros. Mm, e Total War è un gioco Siga. Esattamente. Però è stata già fatta una mod sul signore degli anelli. Molto ben fatta sì, del Total War. Ma a livello ufficiale la vedo difficile per ragioni produttive. Certo, poi a livello pratico, sì. Non si sa mai, perché alla fine quelli dei. Uh, di Total War hanno sono riusciti creative assembly sono, sì, a fare, sono a riusciti fare a, a fare un gioco di warhammer quando warhammer è stato anche sotto altri studios, studios quindi chi lo sa eh, poi è in programma la recensione di homeworld deserts of sì. Assolutamente sì abbiamo quando già richiesto il codice dovrebbe quando arrivare a giorni yes. Però sì, è in programma, per chi non lo conoscesse, è uno spin-off della serie Homeward ambientato sì, su un pianeta. Una sorta di prequel, quindi non proprio Homeward, Homeward, ma uno strategico, un RTS molto interessante. Ho appena sostenuto il kickstarter di Children of Morta, chiede Synthetic 8, tu lo conosci? No. Nemmeno io, quindi purtroppo non possiamo rispondere alla tua domanda di che cosa ne pensiamo del gioco. però che cosa ne pensiamo della pratica di finanziare giochi in cui si crede senza possibilità di provare il gioco è, è un gran rischio, secondo sì, me. Sì, è un rischio, però, cioè, è giusto. Però se, senso, ci credi, se ci credi, è giusto. Anch'io ho finanziato, oddio, eh, io ho finanziato Shaffer, me ne sono un po' pentito. Esatto, eh, adesso c'è tra l'altro, ho finanziato Carmageddon no, e me ne Shaffer, sono un... tra l'altro, c'ha quella roba che adesso uh, sta usando FIG, che è una piattaforma non poi così chiara a livello di investimento perché fondamentalmente mentalmente Fig è, è un investimento a perdere, cioè c'è della gente che ci ha indagato dietro, le sussidiarie, cose varie. Fig dovrebbe essere quella Guarda, per forma. Per esperienza, dico che no, la fig genera è sempre, un, è sempre un, investimento un, un investimento a perdere, assolutamente. <ride> Comunque, vabbè, dimmi, ah, vabbè, dicevo, Fig. Eh, non la Fig. Eh, è un sito di cui lui fa parte tra l'altro del board of directors, da quello che sapevo ed è, è venuto fuori che non è, è un investimento a perdere. Oddio, lo sono quasi tutti i Kickstarter like. <ride> okay. E anche le Fig, sì. Eh, I Kickstarter like. Però eh, Fig dovrebbe essere quello che teoricamente ti fa riavere soldi se il gioco è successo. Cioè tu investi nel gioco e puoi riavere una parte dei soldi investendoci. Ma in realtà eh, da quello che si è visto è praticamente quasi impossibile riavere quel quantitativo di denaro. Indietro, un minimo quantitativo di denaro indietro, quindi in realtà stai dando i soldi ancora una volta per finanziare il gioco e te ne frega poco altro. Eh, non è proprio la più pulita delle pratiche, ma vabbè, insomma, tanto il finanziamento è quello. Il problema è che Tim Shepher ha dimostrato più e più volte di non essere bravo a gestire il denaro. Eh, per quanto mi riguarda, sì, kickstartare startare progetti in cui si crede benissimo. Ma quando degli sviluppatori ti dimostrano più e più volte che eh, con i piani che fanno non sono in grado di gestire i progetti, forse dargli fiducia più e più volte non è, non è la carico. scelta migliore, certo. Anche perché, ripeto, cioè, con un milione di euro e passa di euro non è riuscito a portare a termine un'avventura grafica, che penso sia il titolo a livello di spese meno costoso che si possa fare, con 3 milioni e 3 secondo me Psychonauts 2. Sto gran cazzo, cioè eh, è vero che dice di avere un altro finanziatore esterno, che ci sono anche gli investimenti dei, dei soldi guadagnati con i giochi di Double Fine, in più quelli di Fig, quindi probabilmente nel complesso saranno, boh, 6-7 milioni di dollari. Però secondo me non gli possono bastare, considerando quanto male gestiscono il denaro in quella software house. Boh, vediamo, speriamo. Io in Psychonauts 2 lo vorrei vedere perché Psychonauts 1 era un gran gioco, però hanno già dimostrato i Double Fine di non essere particolarmente abili a gestire i soldi, men che meno quelli dei finanziatori esterni. Allora, Dedeole chiede: Life is Strange è in uscita su disco a fine mese con l'italiano. Volevo sapere se verrà rilasciata una patch in cui viene inserita anche nella versione di Steam. La risposta alla tua domanda la so perché ho intervistato mezz'ora prima di andare in live. Gli, gli, gli sviluppatori di Life is Strange. però mi hanno chiesto la cortesia di non dirlo, finché non dirlo si fino alla prossima settimana. Yes. Quindi, purtroppo, non settimana posso. Settimana prossima raccontare. lo saprai comunque. Eh, poi. Mad Macchia91 mi chiede se so delle lamentele intorno ad Elite Dangerous Horizon. Che cosa ne penso? Non so quali siano le lamentele. Se mi vuoi illuminare, ti posso dire quali sono. Che cosa ne penso, però al momento non, non so quali siano le lamentele. Eh, pensavo di farmi un bel pc con una GTX 980 che è la di 5555 mm -hmm. ma ho sentito che a breve usciranno nuove VGA con tecnologia Pascal secondo te ma mi allora conviene aspettare? abbiamo già risposto a questa domanda secondo noi manca ancora parecchio alla all'implementazione con tecnologia Pascal quindi puoi se puoi resistere un altro questo. anno se sì. puoi resistere un altro anno sì, se no, se no, no. Cioè, manca ancora un bel po' eh. Sì, comunque la GTX 970 è un'ottima scheda grafica sì, ti che ti porterà di andare avanti... per Un bel po'. Sì, almeno tre anni ci vai avanti tranquillo. Ah, sì, non ho voglia. Anche perché puoi anche usare una scheda con la tecnologia Pascal ma finché... La, gli hardware console rimangono quelli, i giochi PC non andranno mai così in là da dover avere per forza. No, vita. ma poi bisogna anche dire che la, nessun gioco sta sfruttando le nuove DirectX. No, infatti, siamo a quel punto lì. Esatto, siamo a quel punto lì. Quindi, figlia, figuriamoci se la tecnologia Pascal ci sarà necessaria per giocare a qualcosa. Ok, Beh, Batman <coughs> non credo neanche che funzionerà. <ride> no, non funzionerà neanche tecnologia. con quelle, probabilmente, neanche allora. con altre tecnologie. Più avanzate per conto mio, poi ci sarà una versione retail di Ratchet and Clank? Credo proprio che sì, non è, non è solo digital. Quel gioco è chiaramente un, un titolo anche retail. Gioco ad elite con un Trustmaster T-Flight X per giocarci meglio. Mi conviene passare ad un OTAS, chiede cross 75 hit. Guarda, allora l'Otas ti dà il vantaggio che hai la manetta separata quindi più, eh, aggiunge un asse. Esatto. Quindi hai la possibilità in combattimento di ottenere dei vantaggi. Eh, però, francamente, se c'hai già un joystick, eh, puoi tenertelo così. Fondamentalmente ti manca un asse, quello è il problema. Perché ha un asse in meno. Ma pensando che anche Lotus ne manca uno, in realtà, perché non ha l'asse per andare in su e in giù, quello verticale, devi comunque assegnarlo a due pulsanti. Vabbè. Eh, poi cosa ti aspetti di vedere nel nuovo XCOM 2? Beh, più nemici più strategia, più sviluppi tecnologici mappe più elaborate magari un pochettino più di varietà a livello di gameplay uh, in generale uh, veder sistemate quelle lamentele che avevano determinati giocatori di vecchia data che era legate all'entrata dei nemici nella mappa cioè che il fatto che i nemici entravano sempre nella, part, eh, partivano sempre dalla stessa zona, ma poi c'erano delle fasi in cui tu andavi avanti, il nemico si muoveva eh, come diavolaccio voleva lui, in base a come eri messo tu e non potevi fare assolutamente niente, non potevi eh, fare pretattica, non potevi fare nulla, dovevi gestire la situazione da come andava e spesso dovevi ricaricare perché ti doveva andare a culo fondamentalmente eliminare un po' il fattore casuale ed aumentare il fattore tattico insomma credo che faranno una roba del genere poi c'è Ricky Peve6539 che ci chiede un buon tower defense classico e un buon God Game allora leggete la, la recensione di McDroid, l'abbiamo pubblicata Se, oggi sembrava un buon tower sembra Defensive. abbastanza carino come e poi tower was, è, un buon... è un God Game God Game non era Malvagio Reus eh ce l'ha già ah, uh... Bro, recente recente Cacchio recente non mi viene in mente niente. A parte che From S Dust non è super, ma si lascia giochicchiare. From Dust è carino, ma no, non è Eh, però se cerchi un God Game, peraltro From Dust è un God Game ma con delle meccaniche anche sì. puzzle se vogliamo. sì, sì, sì. sì. Uh, al momento non mi viene in mente niente, mi spiace, dovrei, dovrei, dovrei guardare un po' in giro, ma non, uh, non mi viene proprio al momento. Hai visto il trailer del sequel di To the Moon che è dei Big Weg 93? Non ho visto il trailer, ma so che c'è e so che stavano per fare il sequel. Quindi: hai qualche aspettativa? Beh, sì, To the moon era molto bello, quindi credo che sarà un'altra storia molto toccante. Insomma, non so se recenserò io Unravel"? penso di sì, non lo so. Vedremo il Vedremo gioco mi uscirà. era piaciuto abbastanza. Sembra un bel gioco, speriamo in bene. Ok, um, poi... <ride> Volevo sapere se uscirà un Crisis 4 o un gioco simile fatto dagli stessi creatori, visto il che i Crytek non sono messi affatto bene a livello economico, stanno al momento lavorando sulla VR e su progetti non ancora svelati, hanno rischiato veramente... Il, il fallimento chiusura. e la chiusura totale. Uh, Yearly non è esattamente il migliore dei CEO a livello di gestione economica anche lui e lo ha dimostrato negli anni. Difficilmente vedremo un progetto grosso come un Crisis annunciato a breve, secondo me, nella situazione economica in cui sono, salvo che non arrivi un publisher con delle belle vagonate di soldi, che gli dica adesso mi fate Crazy Squad, che, che è uscita eh, la voce così? Deve, eh, allora che chiede dracon 92 se Project Spark è stato abbandonato a se stesso. Non l'ho giocato, non l'ho seguito e non l'ho più pensato. Tommaso ne dovrebbe stato. sapere qualcosa? Sì, ma non, non ho cioè, più che altro. Non ho fatto sento... serate a creare piselli giganti, è vero, ma non ne sento gioco. parlare. Quindi ho come ho l'impressione che sia uno di quei progetti che è stato fondamentalmente mollato un po' anche dalla sua community. Va bene, e oh. quindi? Cosa ne pensate che Final Fantasy XV avrà due Battle System? È vero, questa è un'altra notizia. Allora, io non ritengo che sia una cosa negativa perché, ragazzi, come ho sempre detto, eh, la semplificazione è un male, la stratificazione è un bene. Come nei giochi Nintendo, i giochi Nintendo li puoi giocare. Super Mario, Mario Kart li puoi giocare alla cazzona anche in, maniera, Prof, superficiale. in maniera superficiale e divertirti comunque un mondo. Ma nel, nel, nel loro sistema ci sono comunque delle meccaniche avanzate. che Se tu vuoi giocarlo super hardcore, lo puoi giocare super hardcore. Quindi comunque sono titoli stratificati. Questo è un bene perché vuol dire che sono giochi sia accessibili, ma comunque con meccaniche estremamente affinate. Se in un JRPG io do modo a un giocatore di giocare alla cazzona, ma al, al, allo stesso tempo creo un combattimento fatto bene che funziona molto bene per i giocatori hardcore comunque da tante finanze da tante meccaniche io non sto facendo una cosa negativa sto solo aprendo il mio gioco a più persone non è la prima volta comunque in Final Fantasy perché c'è certo. pensi alla sferografia di Final Fantasy X che c'era quella normale quella avanzata assolutamente ma come Mass Effect 3 che potevi giocarlo solo story based solo shooter o con gli elementi sì. GDR non è che se lo giocavi con gli elementi GDR veniva proprio smazzata completamente la, la componente GDR certo era già un gioco molto più action rispetto agli altri GDR Bioware però comunque comunque era una scelta, era la stratificazione non era una cosa negativa, tutt'altro era una scelta molto furba. Uh, secondo me il fatto che ci siano due combat system non rovinerà il gioco, a patto che si concentrino a dovere sul combat system principale e lo sviluppino come va fatto, non è una cosa negativa. Allora, sulla me. realtà virtuale ne abbiamo parlato già tanto, ma mh, io non credo, chiede Link se secondo me sarà un'effettiva evoluzione del gaming o se ci sono tante altre strade, non credo che sia un'effettiva evoluzione del gaming, cioè evoluzione significa che il gaming si evolve in quello. Per conto mio è una delle possibili strade che potrà percorrere il videogioco, ma io sono fermamente convinto che la realtà virtuale non sia il videogioco, ma sia una diramazione del videogioco, qualcosa di diverso, perché implica dei limiti nella realizzazione del, del prodotto che il videogioco non ha, quindi restringe il campo del videogioco perché il videogioco mi permette di fare molte cose. Posso fare un gioco in prima persona, in terza persona. Posso fare un gioco soltanto basato sul testo. Eh, posso fare prendete un gioco come Papers, Please che è straordinario mm -hmm. ed è un gioco basato sulla lettura di testi principalmente in due dimensioni con una grafica 16 bit. Eh, creato però nel 2011 quando cacchio è uscito, 2012. Eh, questa roba qua, sulla realtà virtuale non avrebbe senso no. nessun senso. Quindi un gioco del genere sulla realtà virtuale non ci sarebbe mai. Pertanto la realtà virtuale non è l'evoluzione del gioco, è una cosa che può andare a prendere al suo interno anche delle cose che attualmente già esistono nei videogiochi, magari di crearne, anzi, sicuramente di crearne di nuove. Ma non la vedo come un quello che il videogioco diventerà. Io lo dico sempre, per conto mio. Il Futuro del videogioco, se mai ci sarà, è il ponte ologrammi di Star Trek. Quella è l'evoluzione del videogioco. È il videogioco davanti. definitivo, quando tra mille anni inventeranno i campi di forza e, <ride> e riusciranno a creare illusioni uh, così realistiche, allora sì. Al momento ci accontentiamo dei, degli occhiali di Microsoft, sì, <ride> ecco beh. appunto. Va bene, vediamo. Facciamo ancora una domanda che siamo arrivati alla fine del nostro tempo QA. Uh, vediamo a chi rispondere, eh sì, questa non la so, caro Endragor Alpha. In tutte le precedenti beta phases di Street Fighter 5. tutti ah. gli arcade stick compatibili su PlayStation 3 non venivano riconosciuti. Eh, soltanto quell'Xbox 360 sapete se risolveranno queste incompatibilità? Non una bella ho domanda non purtroppo idea al momento non... Non credo che ci siano state dichiarazioni in merito, spero ovviamente di sì. Eh, perché tanta gente ha gli stick e costano tanto gli stick e spero che non vogliano fare la cavolata di non renderli compatibili. The Island 2 non ne sappiamo nulla al momento. No, sappiamo solo che è stato passato lo sviluppo da un altro team. Sì, che è non sono più da, da Jäger Jäger A un altro team, una scelta, secondo me, abbastanza sciocca Perché gli Eger hanno già dimostrato di essere piuttosto talentuosi. E, e devo eh, dire che il The Island il 2, vabbè, anche era se divertente. il codice non era in un buono stato, ma il gioco era divertente. quindi boh, Cosa è, è successo, successo lì? E poi eh, il Serpe dice ho iniziato a giocare a Starcraft 2, ho fatto la prima campagna, ho iniziato la seconda, sono veramente scarso quindi non mi avvicinerò mai all'online. Quindi cosa mi dà l'ultima espansione? Una campagna ancora più figa. <ride> quindi va bene anche se non giochi sì. online. Sì, sì, sì. sì. E avete mai pensato di dividere le votazioni nelle recensioni? Un voto per stare narrativa, bla 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 bla. L'abbiamo già fatto in passato, ragazzi, avevamo ragazzi, i voti si scannano per il mezzo esatto, punto. Cioè, eh, ragazzi anche... In passato, quando noi avevamo le valutazioni divise, per grafica, longevità, eccetera, eccetera, la gente, non cioè, la gente non riesce a contestualizzare il voto singolo adesso, non riusciva neanche in passato. Io mi ricordo quando eh, per la longevità davi magari un 6 a un gioco lunghissimo perché era palloso. Cioè, tu nella longevità non contavi solo la lunghezza effettiva del gioco, ma contavi anche quanto questo ti divertisse, quanto vario fosse quanta voglia tu avessi di giocarlo. E c'era gente che ti insultava perché magari un gioco durava 100 ore, ma erano mattonata nei coglioni dopo due, e quindi gli davi 6: cioè è lunghissimo, ma è noiosissimo, 6 di longevità. E no, è 10 di longevità perché, è cento, è perché dura 100 ore. No, ragazzi, perché anche quella va contestualizzata in base a quello che scrivi sotto. Certo. Quindi, se c'erano. Eh, la gente che si incazzava, cioè già la gente si incazza a morte su, per mezzo punto di un voto del cacchio. Quando lo metti sulle singole cose, non fa altro che incazzarsi per ogni singola cosa. Quindi non serve assolutamente a niente eh, mettere i voti divisi per quanto, molto, per quanto molta gente li vorrebbe. Eh, non fa altro che creare ancora più discussioni di quelle che già ci sono. Eh, per il voto beh, aumenterebbero i commenti. E eh beh, sai che, sai che allegria! Eh, Poi vabbè. possiamo bullarci di aver fatto un miliardo di commenti. Miliardo di commenti sono sì. tutti insulti e gente che si scanna a vicenda, ma potrebbe funzionare. Stavo e recuperando, il coso, per Stiamo recuperando il, il coso per chiudere live. Chiudiamo quindi... con la domanda di Matt Wouvitzel: Che ci chiede, Pregi, secondo te l'invasione della Polonia è stata una buona mossa per dare inizio alla seconda guerra mondiale? o era meglio un altro stato? <ride> non lo sai. Ti rispondo io, Rocco insegna che invadere la Polonia è una buona cosa. Basta. <ride> Chiudiamo qua, ci vediamo domani con il live dedicato a... Um, eh, aiuto, Hunter Hunter. E poi domani sera Monster ci sarà Hunter anche il live Valentino. super anteprima dedicato a Plants vs. Zombies. Zombies. Garden Two. Warfare 2, non so se riuscirò a chiudere la diretta, se no mi dovrò alzare. Ci vediamo alla prossima. Prova. Non funziona. No, chiaramente va bene, niente, vai a chiuderla di là. Ok. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, farò così con la manina finché non si chiuderà il live.